qua semmai se ne ha pagat les meves nits. Andrea Monti del Consiglio regionale lombardo, primo firmatario di una mozione sul problema catalano. Benvenuto nella nostra radio. Grazie, un saluto a tutti voi e a tutti gli amici catalani. Allora, la prima domanda è: come mai è nata questa idea di questa mozione e poi come è andato la presentazione, il dibattito della mozione, la votazione? Ah, personalmente la mia formazione politica naturalmente è nel movimento della Lega Nord, e quindi da tanti anni, nonostante magari ci siano state soprattutto negli ultimi decenni dei momenti un po' anche di lontananza rispetto agli amici catalani, ma sicuramente la mia formazione politica è assolutamente di matrice autonomista e indipendentista, quindi tutti i movimenti che lottano per la libertà li considero miei fratelli, li consideriamo nostri fratelli insieme a tutti i consiglieri della Lega che in massa hanno firmato questa mozione con convinzione, ecco. Okay. E credevamo che questo momento fosse drammatico dal punto di vista dell'Europa proprio e del rapporto che inesistente, del ruolo inesistente che ha avuto l'Europa rispetto a una situazione che crediamo stia violando qualsiasi diritto, ma soprattutto il diritto alla libertà. Certo, proprio dal punto di vista dell'Europa la situazione è preoccupante. Noi abbiamo tre rappresentanti catalani eletti al Parlamento europeo, due sono in esilio, l'altro è in carcere condannato appunto a 13 anni e non possono esercitare come parlamentari perché poi si sono più o meno inventati dei cavilli per tenerli in lontananza. Sì, questo l'abbiamo sottolineato e l'ho sottolineato nel mio intervento, è sicuramente il fallimento della politica, fallimento della politica spagnola, perché io sono partito diciamo dalla negazione dello statuto catalano, ormai avvenuta anni fa, che ha scatenato diciamo questa escalation che ha portato alla dichiarazione di indipendenza, ma fallimento anche e soprattutto la politica europea che non riesce a superare la logica evidentemente delle cancellerie, quindi non riesce ancora ad essere veramente Unione Europea ed ha paura di affrontare un problema di non riconoscimento dei diritti, a questo punto anche civili, di libertà, di opinione in un paese, in uno Stato dell'Unione, quindi questo credo sia drammatico. Nel mio intervento ho anche ricordato che in mattinata avevamo votato e ho votato anch'io, anche noi convintamente, una mozione di solidarietà rispetto al popolo curdo e alla tragedia che stava vivendo, ora non c'era stata ancora quella soluzione che è arrivata poi nei giorni successivi, e ho sottolineato questo aspetto, che siamo spesso molto più sensibili alle tragedie che sono tanto lontane da noi, comunque con ragione, nessuno certo vuol negare la tragedia dei curdi, ma siamo sensibili giustamente a situazioni molto lontane da noi, sia dal punto di vista proprio di distanza fisica chilometrica, sia dal punto di vista del fatto che sono terre che non appartengono all'Europa, all'Unione Europea e alla civiltà cristiana, alla nostra cultura, alle nostre radici. E poi abbiamo un problema dentro casa nostra e chiudiamo evidentemente gli occhi. Tant'è che purtroppo la mozione dei curdi è passata all'unanimità, quella di solidarietà al popolo catalano no. Ecco, quali sono stati gli schieramenti? Ma la maggioranza di centrodestra, anche qui è un po' paradossale rispetto magari a chi è abituato alla politica interna catalana, qui diciamo, i ruoli sono un po' rovesciati. La maggioranza di centrodestra ha votato a favore della nostra mozione di solidarietà, e invece le forze di opposizione che sono minoranza in Regione Lombardia, ovvero il Partito Democratico, che quindi la forza principale sinistra, e il Movimento 5 Stelle, che è un po' diciamo un ibrido dal punto di vista ideologico, hanno votato contro, addirittura dicendo che rischiavamo di compromettere i rapporti con la Spagna. Il capogruppo dei 5 Stelle ha detto: non potete approvarla perché altrimenti qui rischiate un incidente diplomatico con la Spagna. È stato veramente imbarazzante, insomma. Io credo che non può avere paura
il Consiglio regionale della Lombardia, che vorrei ricordare è la terza assemblea per importanza d'Italia, perché dopo i due rami del Parlamento, la Camera e il Senato, per popolazione rappresentata e per numero di membri, il Consiglio regionale lombardo, che ha potere legislativo, è la terza assemblea d'Italia. Quindi credo che noi non possiamo aver paura di rivendicare e denunciare questi che sono usi e abusi. Anche perché non credo che state votando per a favore dell'indipendenza della Catalogna, ma per un dialogo, diciamo, per il rispetto dei diritti di casomai di autodeterminazione, di poter fare un referendum, diciamo, legale e riconosciuto, immagino, no? Assolutamente. La mozione innanzitutto verteva sulla denuncia rispetto alle condanne, ecco, cioè noi stigmatizzavamo il fatto che in uno Stato dell'Unione Europea fossero state, diciamo, promulgate delle condanne a delle persone per dei reati, a fin dei conti, d'opinione, così poi non entriamo nei tecnicismi, diciamo, dei capi di imputazione che hanno portato le condanne, però di fatto non ci sono stati episodi di violenza nelle giornate del referendum, se non subite, diciamo, dagli organizzatori dai cittadini sono recate le urne. Quindi noi semplicemente denunciavamo questo, invitavamo a un dialogo, a un ritorno, a un ruolo della politica, quindi un ruolo di mediazione, perché siamo certamente convinti che le soluzioni vadano trovate attraverso il dialogo, attraverso la politica e non la violenza. E anche questo è un aspetto che ho sottolineato, ho detto: guardate, abbiamo dato solidarietà ai curdi, e i curdi, sappiamo, pur con ragioni, ma hanno battuto la strada della violenza, addirittura della lotta armata, quindi non possiamo ora dire che no, non dobbiamo dare la solidarietà ai catalani, perché la loro colpa qual è? Di aver sempre sempre intrapreso la strada pacifica del dialogo, della non violenza. Questo l'ho trovato veramente assurdo come atteggiamento. Certo, anche noi catalani lo troviamo assurdo. Forse il fatto che siamo qua vicino, no, dentro l'Europa, dentro casa, per dirla, anche se cominciamo a avere qualche perplessità su questa casa europea, comunque, insomma, siamo nel convintamente europeisti, e forse questo fatto qua spaventa un po' alcune forze. Sì, io ripeto, tutto la questione, forse il problema sta proprio nell'Europa. Noi non siamo ancora riusciti a creare davvero quell'Europa dei popoli, delle nazioni, che probabilmente può dare forza al concetto di idea di Unione Europea. È inutile che ci tiriamo intorno. Qui abbiamo ancora una serie di cancellerie più o meno forti, alcune che tentano di essere egemoni, come la Germania, la Francia, poi turno, adesso naturalmente la Gran Bretagna ha deciso l'uscita addirittura dall'Unione, ma ognuno pensa per sé, e quindi è questa la logica che ha portato a chiudere gli occhi, perché non vado a pestare i piedi allo Stato spagnolo e considero la questione catalana un problema interno spagnolo e non interno all'Unione Europea. Quindi è qui, adesso ho semplificato, ma questo significa che non esiste l'Unione Europea, parliamoci chiaro. Certo. Senti, una domanda, ti voglio fare una domanda che forse dovrei fare alle forze di opposizione, ma visto che ho te qui e non loro, te la faccio e vediamo un po'. Che ne pensi? Allora, nel mese di maggio il Consiglio regionale del Piemonte aveva preso una iniziativa, ha proposto una mozione che proposta dal Partito Democratico, ma poi credo votata dalla buona parte del Consiglio. E qui stranamente nel vostro caso i ruoli si sono invertiti, ma come mai, cioè, queste differenze politiche che in quel caso non c'erano, in questo caso emergono, che sta succedendo? Non lo so, non vorrei che ci fosse stato un pregiudizio rispetto ai firmatari della mozione, ovvero pensare che l'idea che la Lega ha presentato questa mozione a sostegno dei catalani ci fosse un non detto, ovvero quello di creare un parallelismo tra la richiesta lombarda di autonomia e la situazione catalana. Parallelismo che noi non abbiamo mai
portato avanti, ma credo anche responsabilmente, perché sono probabilmente due storie diverse, due percorsi diversi, e non volevamo inquinare quello che era appunto il testo della mozione, che era invece una solidarietà genuina rispetto a un atto che ci ha spaventato e sorpreso davvero negativamente, quello della condanna delle persone tradotte in carcere ormai da troppo tempo, semplicemente perché hanno espresso la voglia di seguire ciò che ha chiesto il popolo e i cittadini in libere elezioni. Quindi io credo che sia stato un po' di pregiudizio quello che nella nostra assemblea ha portato l'opposizione a schierarsi subito contro. Sì, è molto strano. Dico anche che forse c'è un po' di ignoranza o di poca conoscenza della situazione catalana qui, anche nel Consiglio regionale Lombardo, quindi si si è facilmente, diciamo, schierati contro, perché l'azione politica è arrivata dalla Lega. Ho capito. Infatti io ritengo che questo sia un pregiudizio proprio nel vero senso della parola, cioè un giudizio previo senza conoscere poi la sostanza del fatto, e probabilmente anche per appunto proviene da una forza politica con la quale non condivido certe cose, quindi di conseguenza deve essere un'iniziativa da bocciare o non valida. Io invece ritengo che le iniziative vanno valutate nello specifico per il proprio contenuto, al di là di chi la presenta o di insomma del proprio pensiero su altre tematiche che non sono quelle che poi al dunque devono essere votate in quella mozione, no? No, non c'è dubbio. Guarda, nella discussione il capogruppo del PD ha sottolineato più volte che i catalani avrebbero violato la legge, quindi per questo era giusta la condanna, magari adesso severa, lo riconoscevano anche loro particolarmente severa, però avendo violato la legge allora è giusta la condanna. Ma allora io ho ricordato anche lì che in mattinata avevamo appunto votato una mozione di solidarietà ai curdi, quando a detta dello Stato curdo non solo i curdi avrebbero violato la legge, ma addirittura sono dei pericolosi terroristi. Questo non ci ha impedito però di avere un giudizio indipendente rispetto a quella che è la diatriba anche legale, diciamo, se vogliamo così chiamarla, all'interno di uno Stato estero. E dopo tutto, qualsiasi cambiamento, qualsiasi rivoluzione probabilmente passa anche attraverso la violazione di una legge. In questo caso, tra l'altro, tutto, lo ripeto, fatto sempre in maniera pacifica e rifuggendo ad ogni tentazione di violenza. Però, insomma, anche una storia della Repubblica Italiana che Mazzini ha violato la legge. Cioè, certo. È chiaro che è stato un po' ridicolo, diciamo, questo atteggiamento. Questo atteggiamento che hai detto mi fa pensare a un fatto, cioè in realtà dicendo che è stata violata la legge, in realtà questi sono i punti di vista, diciamo, dello Stato spagnolo e dei media spagnoli. Certo. E quindi anche in buona parte dei media italiani, perché salvo tranne alcune eccezioni si fanno, diciamo, portavoci di quei punti di vista lì. In realtà la Costituzione non vieta di fare il referendum. Il problema è stato che da parte del governo di Madrid non hanno voluto concordare un referendum e la Catalogna si è intestardita a farlo. Ma fare una cosa non prevista nella legge non vuol dire fare una cosa, diciamo, illegale o contro la legge. Quindi, insomma, forse si dovrebbero informare un po' di più. Ah, ma sì, ma non c'è dubbio questi che colleghi. A noi arriva un'informazione molto filtrata, poi diciamo anche che la notizia difficilmente conquista le prime pagine dei giornali
o dei TG, se non ecco nelle giornate diciamo clou e più calde, quando ci fu il referendum o quando c'è stata la grande manifestazione di solidarietà dopo le condanne, ecco.